per l'audio e questi fuori. Finisco, rido la boccetta, com'è andata? Ricordami che ti devo ringraziare. Siedo, mi fa, c'è l'ultima visita, dice lei, dal... Sai, la prostata. Ora, questo per farvi capire un pomeriggio cos'è nella mia vita. L'ultima volta entri e fai, buongiorno, prego. Sei quelli che ti stringono la mano, bravo, e tu. Oh, immagina, già subito a guardare le dita, ho detto, vediamo. Perché... L'ultima visita l'ho fatta nel 99, quindi un sacco di anni fa. Ultima visita alla prostata, io nel 99. Si metta sul lettino, si rilassi. Insomma. Sai, io mi ricordo che si faceva così, mettevano un guanto, si fa la visita alla prostata agli uomini, anzi, consiglio agli uomini della mia età, dovete farla, non è un gioco, perché come le donne fanno le visite al seno, noi uomini, fate la visita alla prostata, ma sai, nella prostata, mica zio! Poi fai, come è morto? La prostata, non se l'è curata. No, perché è così, è una roba seria la prostata. Vabbè, mi metto... Metto lì. Io... mi sdraio. Sai quando vedo che non mette... Cioè mette il guanto, quindi guardavo la mano e ho detto, vabbè, dai. Non è neanche così grande la mano. Prende un... Ve lo giuro. Un po' meno. Non voglio esagerare. Con un liquido. E io... scusi... E non si fa più col dito? No. Ora andiamo con la telecamerina. Io, Rina? Mica sta entrando col cameraman nel sedere, perché cazzo, un cono era. No, ma io vi dovete credere, perché poi stesso posto, quindi l'impalcatura girava tutto intorno al palazzo. Io appoggiato, vetrata e quelli... Io chinato, si rilassi, mentre vedi un tubo e sai che va lì, non è che dici, chissà, magari mi picchietta qua, invece no. Senza fare battute volgari, tu, si rilassi, no, si rilassi, non è che fai la fa, oh come sono rilassato, fa un attimino ancora. Mi sembra bene, stia fermo, controlliamo anche la gola, perché qui era ormai. Le tonsille a posto, ha un'afta sopra il dente in alto. E io, vi giuro, esco fuori e vedo Miki, mi guarda e fa, bene, no? Rindiamo dal medico, fa, prego! Beh, i suoi esami sono andati benissimo, ma perché non si siede? Perché voglio stare attaccato al muro, ho paura qui dentro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.